Vediamo. Dovrebbe essere Spider-Man, no? No? A posto, non è Bloodborne, non è... Ma non è manco Spider-Man. Wolverine. Wolverine. Sarà Wolverine a sto punto. Sì, è più... Cosa fai? Uno assaggia il sangue. Posso dire che non sembra No, neanche... infatti, che colore è? E ora c'è Wolverine che pullula. No! Questo sono io. Raiden the Game. Sì, è Spider-Man. Sarà Spider-Man, sì, a questo punto sì. Sì. È Kraven di Spider-Man. Vabbè, è andata esattamente come... temevamo. Sì. Che l'unico era Spider-Man, l'unico gioco era Spider-Man. And this is what you find. Sir, perhaps a new hunting ground. Ma non Stiamo sconvolgendo. No, non voliamo comunque, in cioè, ogni caso. non stiamo volando, frati. Vabbè, vediamo. Sì, comunque Spider-Man. Ovvio che... Allora, se non era Spider-Man, era comunque qualcosa da Marvel, ma chiaramente Spider-Man. Light the fires. The great hunt begins. Ok, però fammi vedere la città, fammi vedere la città. Questo è tipo il prologo, l'introduzione. Adesso subito swing di Spider-Man, guarda. No, Allora, la data ci deve essere per forza. fammi vedere. Ah! 6 mesi dopo, io pensavo spingere drone, va bene. Anzi, no, è proprio un elicottero. Il Queens, ci siamo stati. Data però. Nuova York. Bene. Ah, quindi... Ah! Quindi Tobey Maguire confirmed? Vedete, il gioco è quello, semplicemente ha le mosse di Venom, però... Dai, cane! Comunque sembra molto non troppo distante no, da, non troppo cioè, distante dagli standard che si sono tecnicamente visti. da quello che abbiamo visto con No, Marvel no, in effetti Spider-Man. no. Poi come combat system sembra proprio identico, quella sorta di... È una sorta di free flow, se vogliamo. Un po' rimaneggiato. Quello che abbiamo visto in Marvel Spider-Man e in Miles Morales. Che funziona, attenzione. Beh, la codina non c'è per il Questione di trailer, trailer, per suppongo, sì, supponiamo. No, poi dovete fare anche conto. Dovete tenere conto anche. Switch to Miles. Cioè, cambia. Potete cambiare. Ok, in un punto e l'altro della mappa con potete Miles giocare Morales. Miles, ma bella sta cosa. Dovete tenere conto, ragazzi, che comunque la live comprime anche un po' il video. Quindi, quindi tornerà Gian Andrea a doppiare Miles. Può darsi. Vedete che, come vi dicevo io, un titolo del genere che ci vuoi cambiare. Questo è. Fai una storia nuova, ci metti delle mosse nuove, in questo caso ascrivibili all'ambito di Venom, oppure lui che ha sta sorta di tutti i poteri sbloccati. Sto pensando, stiamo pensando la stessa cosa. Io e mio fratello ci capiamo. Sì. Beh, allo stesso tempo penso, ma che ti aspettavi no, da vabbè, no, ma no, certo, no. Per carità, Spider-Man è questo, per carità, sarà divertentissimo, ci mancherebbe. Più che altro per come si era connotato questo nuovo PlayStation Showcase, sembrava che Spider-Man dovesse essere solo una tra le tante cose. Sì. E invece è stato il La next bomba. big thing di Sony, che l'ha presentato alla fine come temevamo sarebbe successo, considerando l'andazzo dello showcase, che non era così strepitoso. Vedi, qua siamo con routine. Comunque, la cosa triste dell'industria di oggi è che è molto prevedibile. Sì, è vero. È vero, ha ragione. Non ci sorprendono più.
Mai. Anzi, noi ogni volta prevediamo di più. Cioè, noi... No, ma quasi quasi. Quando ci sorprendono, lo fanno con un titolo talmente piccolo che però non se lo caga nessuno. Vedi un Pentiment, vedi una. Vabbè, ma. Oppure arriva Nintendo. Oppure arriva Nintendo. Oppure c'è Nintendo che non è che ti sorprenda anche lei con cose. Però ti aggiunge quel pizzico di innovazione che ti fa pensare, cazzo, è Nintendo. No, no, ma dico, non è che ti sorprende un nuovo IP particolare. No. È sempre Zelda e Mario. No, sempre Zelda, perché però, cioè... vedi, qua stiamo discutendo di Zelda e Mario in un trailer di Spider-Man 2. No, è una cosa. Spider-Man. No, è molto emblematica la cosa. Vediamo Spider-Man. No, ma che poi anche questi effetti no, particellari. Stiamo, va bene, stiamo guardando comunque una bella cosa. No, il gioco è lo showcase, non il gioco. Stiamo il parlando, gioco, sì, sì. Il gioco è bello. Ma io non ho dubbi su Spider-Man. Non ho avuto mai dubbi su Spider-Man. Cioè. Il problema è che quasi quasi ormai quando non ci sono leak ti devi spaventare. Perché significa che non c'è niente. Non ci sono, Non c'è che cosa. Tra l'altro mi sarei aspettata anche appunto un po' di vedere del tanto gameplay di Spider-Man. Infatti ci stanno soffermando sì. Su una demo giocata. Siamo d'accordo. Quindi a questo punto do per scontato che ci sia la data alla fine. Sì, questo sì, sì. Ma questo si sapeva, raga. Il problema è che in uno showcase ti aspetti tanti annunci first party, questo è considerato che comunque è proiettato al futuro, ma vedremo. Però il gioco è sempre bello. Nella chat originale tipo che stanno dormendo. Vabbè, non è un momento particolarmente concitato, ecco. Ma poi Switch 2 Miles era qualcosa che dovevi fare obbligatoriamente per poi ricongiungerti a questa parte con Venom? Chissà se lo puoi fare liberamente tipo GTA. Secondo me ci saranno parti di storia in cui lo devi fare obbligatoriamente e parti in cui lo puoi fare liberamente. Tipo GTA 5. Non si poteva fare più graficamente, Meridio? Ragazzi, non lo so. Non lo so. Io ho perso un po' le speranzine. Comunque... di farmi stupire graficamente da questa generazione. Considerate anche un po' la compressione della live, magari volevano privilegiare il frame rate, non lo so. Ah, sai cos'è il discorso? Se fai caso, questo forse è l'unico AAA di Sparti annunciato oggi, mostrato. Quindi che cosa volevi vedere? Da quale titolo devi aspettare una grafica migliore? No, appunto. No, io per me la grafica migliore in assoluto l'aspetto da questo. Il problema è che non ci sono gli altri fist party. Guarda che bello. Certo, bello infatti, è bello. Infatti. Bello è bello. Diciamo che cosa ti fa pensare di più di un Miles Morales di lancio di PS5? Che sia stato... di lancio. Sì. Che sia stato aggiunto qualcosa a livello tecnico? O sarà da vedere con mano. Cioè, quasi quasi è necessaria la classica analisi di Digital Foundry. Perché beh, a occhio vedere, certo. Perché a occhio non si vede, sì. No? Anche l'acqua sembra un po'. Ma piuttosto anche novità di gameplay dobbiamo. Più che l'acqua e gli schizzi. Vabbè, per gli il gameplay è quello che diceva Raiden. Un titolo del genere non ti puoi aspettare chissà quale cosa. No, noi siamo... altro me lo aspettavo più pompato di grafico. Questo sì. Siamo. Eravamo per adesso a 720p. Vabbè, ma non cambia. Si era settato da solo a 720 per for reasons, ma vedete, non è che sia diverso. Forse migliora l'illuminazione. Sì, 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 no, la risoluzione si è alzata. Le persone non stanno... Comunque, questa sarà sicuramente la cosa più spettacolare che giocheremo su PS5. Quest'anno. Mi aspetto un'uscita in autunno, per forza. Questo però dimostra che non hanno fatto tattiche, Cioè, molte pensavano, dicevano, cioè, hanno fatto tattiche perché si è risposto di Microsoft. No. Cioè, quel avevano, fate rumore in realtà... Avevano questo e basta, cioè... Era semplicemente... Vabbè, comunque... Sì, sono molte meccaniche di gameplay del primo, chiaramente. C'è quel combat system che è quello, le scene a ogni piesso spinto, esattamente come il primo e come Miles Morales. Vabbè, ma il gioco è quello, ragazzi. Il gioco è quello lì. Nel senso in sequel è come God of War, Ragnarok con God of War. No, ma infatti per questo dicevo, come mai vi aspettate che esca quest'anno se non è stato mostrato nulla? Ma che devi mostrare di Spider-Man? È questo. Non è che infatti. Vanno... Che devi fare? Questo è.
quegli schizzi, eh. Sì, sì, quelli, quelli, l'interazione con l'acqua è deludente. Però, però stiamo guardando un po' il pelo nell'uovo. Non lo so. Ma è diciamo che... non lo so. È un patto insieme che non mi fa. Non mi, non mi fa urlare al miracolo, ecco. Poi magari. E io sono sicura che abbiano scelto la parte più spettacolare del gioco comunque. Che comunque è spettacolare come. Sì, no, vabbè, no, sì, stiamo sempre. Come ai impostazione. Calino di frame. Ci sono i quick time events, vabbè. No, so, l'acqua non convince per niente. Gli schizzi, non l'acqua, gli schizzi. Però ce ne sono tanti. Occhio! Poveraccio, quello magari stava prendendo il pesce della vita. Quindi c'è tanto tanto mais qua. O almeno sta parte è tutta con mais. Vabbè, diciamo che tutta questa parte è praticamente un interattivo. Sì, 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 sono le parti di Ma Quick Time Events. Ma l'hanno scelta proprio per fare Quick Time Events, sì. Beh, viene da domandarsi, ma poteva girare anche su PS4, magari ovviamente opportunamente da un gradato e magari a 30 fps. Sì. Cioè, viene da pensare. Secondo me sì. Perché se tu mi dici è solo next gen, ma aspetto una cosa clamorosa. E però probabilmente è questo quello che si può fare. Cioè, il discorso è che se tu lo paragoni a God of War oppure Horizon, l'ultimo, non è che mi sembra tutto così stupefacente. No, sono d'accordo. Allora, Horizon è bellissimo. Appunto. Graficamente, Horizon Forbidden West ed è strepitoso. Ed è cross-gen. Forse è la cosa migliore uscita fino adesso. Ed è cross-gen. Dal esatto, punto di vista grafico. Vi rendete conto? È strepitoso anche su PS4. Horizon Forbidden West è molto meglio. Vabbè, però, ragazzi, vediamo, eh. Autunno 2023. Vabbè, esattamente. È qualcosa, autunno. Poi faranno lo state of play dedicato a Spider-Man e là non c'erano la data, giusto Raiden? Sì,